settimane fa, in questo video, avevo accennato ai dischi ottici e vi avevo detto che meritavano una storia a parte. Ecco, qui c'è la storia a parte. La tecnologia dietro ai dischi ottici è pressoché uguale da quando è stata inventata, anche se poi vediamo quali sono stati i miglioramenti tecnologici nel dettaglio man mano che ci arriviamo. In linea di principio funziona in questa maniera. Si ha un laser che viene sparato contro un disco che gira per interpretare la presenza di piccole deformazioni che in qualche modo codificano i dati. La presenza di una deformazione viene chiamata in inglese pit, mentre l'assenza viene chiamata land. Non ho trovato una traduzione adeguata per pit e land, quindi ce la teniamo così. I primi prototipi fatti negli anni 50 prevedevano che il laser fosse posto sotto il disco, un po' come oggi, mentre il ricevitore al di sopra del disco. Questo tipo di tecnologia ottica prende il nome di disco trasparente. La presenza di queste pit bloccavano il laser, mentre l'assenza, quindi le land, lo facevano passare per arrivare al ricevitore e quindi si potevano interpretare i dati contenuti all'interno del disco. Questo prototipo di dispositivo ottico venne inventato da un certo David Paul Gregg nel 1958, che lo brevettò la Music Corporation of America, oggi meglio conosciuta come la Universal. Ne capì il potenziale di questa tecnologia e ne comprò il brevetto. Ma in quegli anni anche la Philips stava lavorando a un progetto simile, utilizzando una tecnologia di disco riflettente, che poi che è quella che utilizziamo tutt'oggi. Le due aziende, o meglio la MCA e la Philips, unirono i loro sforzi e diedero vita al primo supporto ottico, il Videodisc, nel 1972. Questo Videodisc era una sorta di prototipo che funzionava e venne commercializzato qualche anno più tardi con il nome di DiscoVision. Venne inizialmente commercializzato nell'area di Atlanta, nello stato della Georgia, ma non ebbe tanto successo. Il motivo era che la Philips e la MCA avevano due visioni differenti su come commercializzare questo prodotto. E un altro problema, che è molto molto importante, è che nei due anni precedenti, cioè due anni prima della commercializzazione di questo DiscoVision, le VHS erano state inventate e avevano fatto presa all'interno del mercato. Ma quindi qual era il potenziale di questi DiscoVision? Il fatto era molto semplice. Si aumentava la densità dei dati che un supporto poteva avere, quindi più roba abbiamo all'interno di uno spazio confinato, più dati ci possiamo mettere. E quindi questo significa che possiamo mettere roba più di qualità, quindi più qualità video e audio. Il potenziale c'era e poteva avere successo, ma non in quegli anni, perché insomma il mercato aveva altre cose, tipo le VHS. Pioneer, azienda giapponese, ne comprò i diritti e lancia sul mercato il Laserdisc nel 1980. Praticamente il Laserdisc era la stessa cosa del DiscoVision, semplicemente con un altro nome. Ed ebbe molto successo in Asia. In Italia arrivò nei primi anni 90 e io me li ricordo. A differenza delle VHS, che essendo un nastro magnetico non consentiva l'accesso casuale, come vi spiegavo due settimane fa, il Laserdisc lo consentiva e aveva tutto quello che poi si ha anche nei DVD 20 anni dopo. Tracce audio, tracce video e persino i capitoli. C'erano pure i giochi interattivi. Qual era la differenza sostanziale tra un Laserdisc e i suoi successori? Era principalmente pensato per i film e le tracce video non erano digitalizzate, ma erano analogiche. Sì, il video all'interno di un Laserdisc era analogico. Solo l'audio, ma non sempre, poteva essere digitale. Un'altra differenza sostanziale era la sua dimensione. Cioè, un Laserdisc, io me li ricordo, erano enormi.
ed erano tipo grandi quanto un fienile e non grandi quanto un compact disc, ma là ci arriviamo. Mentre la Pioneer commercializzava i suoi Laserdisc, i suoi concorrenti della Sony hanno fatto amicizia con una vecchia conoscenza, quella della Philips. Misero insieme una task force e nel 1980 rilasciarono il Compact Disc Digital Audio, un CD audio come lo conosciamo oggi. Ma ci misero qualche anno per formalizzare il formato del CD in modo che potesse contenere qualsiasi tipo di dati digitali, non solo audio, e quindi fu nel 1984 annunciato il CD-ROM o CD-ROM come dir si voglia, molto più piccolo di dimensione come vi dicevo poco fa, ma che potesse contenere un bel po' di dati. La capacità dei dati all'interno di un CD-ROM poteva variare da 550 a 900 MB in base agli standard e ai vari miglioramenti che furono fatti successivamente. A molte aziende informatiche, tra cui Microsoft e Apple, piacque questa nuova tecnologia del Compact Disc e ne vedevano il potenziale per usarli in domani dove? Nei computer. Anche loro si misero insieme e svilupparono ISO 9660, il file system che è tuttora utilizzato per i compact disc. Le cose sono rimaste pressoché invariate per diverso tempo. Certo, furono rilasciate alcune varianti del CD come il CD video e anche il video CD. E la differenza è che il primo è analogico come il Laserdisc, invece l'altro è digitale. Ma diciamo che la tecnologia è pressoché la stessa. La comparsa dei CD ovviamente soppiantò il Laserdisc e poi anche i floppy disk, che già il Laserdisc, mi riferisco, faceva fatica a prendere piede nel mercato. Per quasi 20 anni il CD hanno dominato le case di tutti noi, ma anche loro divennero presto obsoleti, perché furono soppiantati da un altro supporto ottico, il DVD. Ma cosa rendeva il Digital Versatile Disc diverso dal CD? Certo, molti di voi diranno, il DVD aveva minimo 4 GB di spazio. Certo, il DVD aveva una densità di dati maggiore di un normalissimo CD, ma come mai? Lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi parlo della storia dei supporti ottici di archiviazione dei dati. Per farla breve, i CD e non solo. Ma prima di proseguire, lasciate un like, iscrivetevi al canale e se volete supportare il mio lavoro potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link lo troverete qui sotto in descrizione. E quindi proseguiamo da dove avevamo lasciato. Il DVD era originalmente chiamato Multimedia Compact Disc ed era fatto da Sony e Philips, mentre altre aziende, tra cui la Pioneer, la Toshiba e tante altre, avevano fatto un altro formato chiamato Super Density. Questo accade nel 1993. Nel 1995 furono annunciati in delle conferenze stampe e la Sony e la Philips cambiarono il nome da Multimedia Compact Disc a Digital Video Disc, DVD. Il problema è che questi gruppi di aziende si stavano facendo la guerra a fare il formato ottico migliore degli altri gruppi, quindi si stavano ammazzando in quella che effettivamente viene tuttora chiamata la guerra dei formati. Il Compact Disc, il Video CD, il CD Video, i CD Audio. E ora c'era il DVD chiamato Digital Video Disc e il Super Density. 5 aziende di computer dissero: avete rotto le palle. IBM, Apple, Compaq, HP e Microsoft fecero una conferenza stampa in cui dissero che avrebbero accettato un solo formato e non avrebbero accettato nessuno dei due se le aziende promotrici di questi consorzi non si fossero messe d'accordo. E quindi, per il bene di tutti, si misero d'accordo e nel settembre del 95 nasce il DVD come lo conosciamo oggi, ovvero Digital Versatile Disc. Ma ancora non ho risposto alla domanda di prima.
come mai il DVD poteva avere 4.7 GB di spazio, mentre il CD ne aveva meno di un giga? Qui ci viene in soccorso la fisica, in particolare la legge di Abe. In poche parole, se si prende un raggio di luce, come un laser, e lo si fa passare attraverso una lente per focalizzare il fascio di fotoni in un punto, ecco, la dimensione di quel punto può essere minimo, la metà della lunghezza d'onda dei fotoni che gli vengono sparati. Quindi se si usano dei laser che emettono una luce a una frequenza più alta, quindi una frequenza d'onda minore, si può ridurre questo spazio. I CD utilizzavano dei LED, perché alla fine la fonte di emissione di fotoni è sempre un LED. Utilizzavano una lunghezza d'onda di 780 nanometri, quindi fra il rosso e l'infrarosso. Invece il DVD utilizzavano proprio un LED rosso, che ha una lunghezza d'onda minore di 650 nanometri. Quindi la lunghezza d'onda più piccola, il puntino che viene fatto sparare sul disco riflettente, dopo che viene fatto passare attraverso la lente, è più piccolo, aumentando quindi la densità dei dati. E quindi si aveva più spazio. Tra l'altro, i DVD potevano essere a singolo o a doppio strato. Per doppio strato non si intende che il DVD poteva essere letto da entrambe le facciate, sì, perché ci fu anche quella idea, ma era la stessa facciata, poteva avere due strati dove mettere Pitt e Land, che vi parlavo all'inizio di questo video, no? Quindi non era necessario tirare fuori il disco e girarlo al contrario. Ma come fa il laser a decidere quale strato leggere i dati? In realtà è più semplice di quello che si pensa. Basta cambiare il punto focale del laser per farlo andare più in profondità. Tuttavia ci vuole anche una piccola modifica al processo di produzione con cui vengono prodotti i DVD doppio strato. Lo strato superficiale è ricoperto da una superficie semi riflettente, mentre lo strato, quello più in profondità, ovvero il secondo strato, è totalmente riflettente. E quindi giocando sulla messa a fuoco dei fotoni si riesce a leggere uno o l'altro strato. Nonostante che le 5 aziende di informatica avevano detto a queste aziende che facevano i DVD di non fare casini nei formati, comunque qualcosina sempre accade. C'erano i DVD meno R, i DVD più R, e le differenze tra i DVD meno R e i DVD più R sono piuttosto tecniche e le tralascio per questo video. A parte piccole variazioni tra i formati, le cose non cambiarono molto, questo perché la densità dei dati, come vi dicevo poco fa, è proporzionale alla lunghezza d'onda. E se qui abbiamo il rosso, cosa abbiamo dall'altra parte dello spettro elettromagnetico per quanto riguarda la luce visibile? Il blu. Qualcuno potrebbe dire, ma perché per i DVD non abbiamo usato direttamente un LED blu? Non so come dirvelo, ma i LED blu non esistevano. Ed è questa la storia incredibile che vi accennavo 2 settimane fa. I LED sono dei diodi, come dice la D del nome LED, no? Che emettono luce. E la cosa figa dei LED è che emettono una luce a una lunghezza d'onda specifica. I LED, come li conosciamo oggi, vennero prodotti in massa a partire dagli anni 60. C'erano quelli infrarosso che noi utilizziamo nei telecomandi, quelli per cambiare, diciamo, il canale della televisione, quelli rossi, quelli gialli, quelli verdi, ma non c'erano i blu. E il motivo per cui mancavano i LED blu è molto complesso da spiegare e faccio il riassunto del riassunto. Per emettere una determinata lunghezza d'onda, deve avere gli elettroni al posto giusto. E gli elettroni si trovano a orbite diverse in elementi chimici diversi. No, e quindi non si era capito quali elementi chimici da utilizzare per fare un diodo che emettesse una luce blu. Ovviamente negli anni furono fatti molti esperimenti, ma niente che potesse competere con gli altri LED. Fu un certo Shuji Nakamura, che lavorava presso la Nikia, o Nikia, non so come si pronuncia, Corporation, che riuscì a trovare la formula giusta e il modo giusto di produrre i LED blu. E questo accade nel 1993. E per questa invenzione vinse pure il premio Nobel nel 2014.
Poi dovettero passare altri anni per migliorare il processo produttivo e per avere poi la produzione di massa. E io stesso ho scoperto questa storia del LED blu attraverso il canale Veritasium qualche mese fa. Il link al video ve lo lascio in descrizione se volete approfondire la, come dire, pazzesca storia del LED blu. E quindi adesso, con un LED blu che funziona bene come gli altri, si possono fare dei laser con la luce blu. Ed è fu qui che nacque il Blu-ray. E adesso non vi devo spiegare da dove il Blu-ray prende il nome. Tutti gli eroi hanno un antieroe. Infatti la Toshiba e gli alleati proposero l'HD-DVD, ma non prese molto piede. Questo perché il Blu-ray, fatto sempre dalla Sony e compagnia bella, poteva contenere più roba, da 25 giga fino a 50 gigabyte, utilizzando un Blu-ray doppio strato. In tutta questa storia ci sono due cose che voglio aggiungere. Questo genere di supporti sono pressoché in sottolettura. Ma come funzionavano quelli riscrivibili? O meglio, come funzionano quelli riscrivibili? I CD, i DVD e anche i Blu-ray riscrivibili usano una particolare lega per lo strato che contiene le informazioni. Questa lega consente di avere dei cambiamenti di fase. Una fase cristallina e una fase detta amorfa. La fase cristallina rappresenta 1 e la fase amorfa rappresenta 0, perché queste due fasi riflettono la luce in maniera diversa. Quando bisogna scrivere i dati, il laser ha una potenza inferiore, sufficiente per cristallizzare alcune aree. Quando poi bisogna cancellare il disco, il laser utilizza più energia e le parti cristalline tornano amorfe. È per questo motivo che non si può fare per tantissime volte, però si può fare. L'altra chicca che volevo aggiungere è la seguente. Come faceva la PlayStation a funzionare? Per chi non se lo ricordasse, i dischi coi giochi della PlayStation 1 erano fatti così. Erano neri. Come faceva il laser a penetrare questa coltre di strato nero? Noi siamo abituati ai supporti ottici come belli e sbrilluccicosi, perché appunto riflettono la luce, è proprio il loro lavoro. Ma qua sembra che non rifletta nulla, è tutto nero. Lo strato nero è semplicemente esteriore e comunque il CD era riflettente al suo interno. Inoltre lo strato nero era semi-trasparente, anche se non sembra, e il lettore CD della PlayStation aveva un laser con una frequenza d'onda ottimizzata per penetrare a sufficienza quello strato nero. E questo veniva fatto per due motivi. Branding, cioè era un modo per dire: ehi, questo è un disco della PlayStation 1. E l'altro motivo era anche come tattica di antipirateria, che da quel che mi ricordo non funzionava piuttosto bene. Perfetto pinguini, questo era tutto quello che vi volevo dire per quanto riguarda i dispositivi, o meglio i supporti ottici. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa magari pensate che abbia tralasciato. Ovviamente in un video non posso parlare di tutto. E quindi grazie ancora una volta per essere stati qui con me anche oggi. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!